Questa è l'ultima giornata di campionato per il futsal. Si vede in campo tanta tensione, tanto agonismo. Stanno per scendere a disputare questo importante match di fine stagione. Il Green Team, il club Bruce, è appena iniziata la partita al Ciriaci di Roma. Green Team in avanti con il proprio numero 7. Bella la sterzata, poi la conclusione viene rimpallata dal difensore. Ancora il pallone tra i suoi piedi. Trova la deviazione vincente di un avversario, fondamentalmente la palla che gli carambola sul polpaccio, spiazzando il portiere. 1-0 per i verdi. Avanza il portiere del Green. Servito l'attaccante, bella il lancio a prolungare per il compagno, trova il tiro a incrociare e il gol che vale il raddoppio di marcatura per i ragazzi del Green Team. Ha segnato il numero 4, bella l'azione combinata. Parte il tiro direttamente in porta da calcio di punizione, ha segnato il giocatore del Club Brugge. Nonostante due uomini posizionati in barriera, accorcia le distanze. Green Team che gestisce il pallone superando la metà campo, palla al piede, ancora si mette in proprio il numero 9, salta tutti, poi la palla sul palo. Ancora azione offensiva per il Green Team, si stacca il numero 4, eccolo servito, bello il triangolo che si chiude a tu per tu col portiere, lo salta con la suola e questa volta riesce ad andare a segno, non c'è palo a dirgli di no. Una bellissima marcatura da parte del numero 9 del Green Team. Pallone giocato in orizzontale, si inserisce il autore del gol provvisorio del 2-1, adesso siamo sul 3-1 per il Green Team. Non trova la porta, avanza ancora il Club Brugge, bella la sterzata, ci sarebbe il compagno libero, preferisce fare tutto da solo, sbagliato il tiro, poi la conclusione sulla respinta della difesa. Bella fase di interdizione con il Green Team che riconquista palla in una zona mediana del campo, allargato sulla sinistra, poi il tocco di rimando, la conclusione fortissima all'angolino, non lascia scampo al portiere, doppietta personale per il numero 9 che porta i suoi nuovamente a più 3. Club Brugge pensa alla conclusione, la fa partire, la palla che scheggia il palo interno alla destra del portiere, poi termina in rete. Siamo sul 4-2 ancora nel primo tempo ed inizia adesso la seconda frazione di gara. Due gol a separare Club Brugge e Green Team. Possesso per i verdi con il pallone allargato sulla sinistra dove riceve il numero 3, punta l'avversario, va a mettere il traversone dentro, si infila di nuovo con i tempi giusti il numero 4, va a chiudere l'azione sull'assist preciso del compagno. Ci prova il Club Brugge, buono l'aggancio e poi a prolungare, ancora una palla sul palo. Terzo legno della partita tra entrambe le squadre, avanza il Club Brugge, conclusione di Mancino, ottimo il portiere con i piedi, si salva in angolo, è ancora Club Brugge con la palla tra i piedi, allarga sulla sinistra, ancora una battuta forte verso la rete, non inquadra il bersaglio, si distende il Green Team, numero 7, arriva la sovrapposizione, vista con la coda dell'occhio è servita, il pallone di nuovo dentro! Azione perfetta tra il numero 7 e il proprio compagno, la chiude il giocatore offensivo, doppietta anche per lui. Siamo dunque sul 6-2 con il Club Brugge che avanza, la palla all'angolino, eccola la marcatura che accorcia le distanze, siamo ancora però con 3 gol di distacco tra le due squadre. Può ripartire il Green Team dopo la presa plastica del portiere. 3 contro 1, ha tirato un po' i remi in barca, arriva la conclusione sull'esterno della rete, ma deve mantenere alta l'attenzione difensiva il Club Brugge se vuole sperare di agganciare il risultato. Conclusione che viene stoppata, poi arriva dopo l'intervento del difensore, calcia senza pensarci troppo, una cannonata con l'interno Mancino sotto all'incrocio, 6-4. Pallone giocato in verticale, intercettato però, attenzione al Club Brugge, la conclusione ad incrociare di un soffio fuori dal palo. Bella il tiro, la palla che rimane lì, può arrivare il numero 4 prima di tutti, ancora un palo e poi la conclusione a portiere ormai battuto del numero 7. Forse il palo dall'altro che era stato colpito era quello interno che aveva dato l'illusione che non ci fosse stato il gol, dunque tripletta per il numero 4. Un minuto di recupero, ha chiamato il direttore di gara, attenzione al numero 7, prova la Veronica, il portiere che ci arriva, ma la palla che non riesce a essere levata dalla disponibilità del numero 7 nonostante l'intervento del portiere, ed è dunque il gol del definitivo, 8-4.
E arriva adesso il triplice fischio, gli ultimi tre punti a disposizione nella stagione invernale valida per la categoria futsal della Centurion League. Nel confronto accesissimo tra Green Team e Club Bruges viene portato a casa dai ragazzi in maglia verde al termine dei 50 minuti regolamentari.